C'è una linea sottile che ha legato in passato la mafia con le aziende del vino. Una linea che era stata attraversata alla fine degli anni Ottanta e adesso, come in un ciclo che si ferma e poi risorge, la possibilità sembra palesarsi di nuovo. L'emergenza da Covid-19 ha di fatti messo in crisi 4 aziende del vino su 10, stando ai dati riportati da Coldiretti, che si trovano adesso quasi forzatamente a vendere. Una situazione che rischia di essere presa di mira soprattutto dalla criminalità organizzata, che approfittando del momento di difficoltà sarebbe pronta a comprare, reinvestendo in capitali sporchi. Come spiegato sul quotidiano La Nazione dal presidente del consorzio Chianti, Ritano Baragli, più di tutto è difficile rintracciare la provenienza dei capitali. E così il rischio riciclaggio si fa sempre più pesante, anche se, come precisato dallo stesso Baragli, negli anni la regione toscana ha dimostrato di avere gli anticorpi per respingere gli assalti.